difficile per il paese questi gli interventi del decreto aiuti. Noi abbiamo ospite con noi Davide Ippolito del Centro Studi Reputation Rating. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, voi avete fatto un'analisi piuttosto interessante su quelle che sono le preoccupazioni degli italiani attraverso le conversazioni sui social. Ci dica un po' che cosa emerge. La cosa interessante che emerge dall'analisi, per la prima volta, analizzando proprio le conversazioni social inerenti ai temi politici ed elezioni, sono le tematiche legate principalmente al caro prezzi su energia e carrello della spesa, salari bassi e sicurezza del posto di lavoro. Ecco, la stiamo vedendo il cartello intanto, queste sono le principali preoccupazioni. Vada pure avanti, prego. Sì, la cosa incredibile e sorprendente rispetto a quanto visto in altre volte, in cui le tematiche erano comunque un po' divise per orientamento politico, genere, età, questa volta c'è molta concentrazione su queste tematiche che sono molto collegate tra di loro, tant'è vero che spesso sono presenti nelle stesse conversazioni. Molto interessante anche il dato che la parola più utilizzata in queste conversazioni è la parola responsabilità. Ecco, c'è anche un tema ambientale tra le preoccupazioni italiani, anche questo lo avete analizzato, no? Questo qui l'abbiamo analizzato unendo sia ciò che si dice sui social, ma anche guardando le esperienze di acquisto, in particolare attraverso i sistemi di e-commerce. La cosa interessante è che il tema della siccità, il caldo afoso, il crollo dei ghiacciai, il tema ambientale è diventato un tema molto importante per il 40% delle conversazioni, però nessuno in questo momento fa nulla, cioè se deve scegliere tra un acquisto più diciamo sostenibile a uno più economico, tende purtroppo a scegliere un acquisto più economico. Praticamente interesse per questo tema ma non disponibilità a fare sacrifici. Resti con noi, Ippolito, che abbiamo altri cartelli. Ha sentito, senatore Misiani?